È una grave patologia infiammatoria cronica autoimmune. L'artrite reumatoide è una malattia che riduce pesantemente la qualità della vita di chi ne soffre, colpisce soprattutto le donne. Nel nostro paese sono 400.000 le persone che ne sono affette. Alla base dell'artrite reumatoide c'è un errore del sistema immunitario che attacca i tessuti articolari producendo infiammazioni che li danneggiano. Il decorso della malattia non è particolarmente semplice da prevedere. In molti casi si hanno fasi di acutizzazione alternate a periodi in cui la malattia regredisce. Anche se non esiste una cura definitiva, oggi sono varie le terapie a disposizione che riescono a controllare la malattia, migliorando di conseguenza la qualità di vita. Ma quello che lamentano i malati è l'accesso ai farmaci, come ci ha confermato anche Antonella Celano, presidente dell'associazione Persone con Malattie Reumatiche, che abbiamo incontrato al congresso della FIMPA Genova. Le nostre patologie sono soggette alla cura con farmaci biologici, farmaci ad alto costo, farmaci di biotecnologia, farmaci ad alto costo, che sicuramente possono essere considerati così di primo acchito una grande spesa per il Servizio Sanitario Nazionale. Però se si guarda al futuro, se si ha la possibilità di essere lungimiranti e si riconosce quello che è il rapporto poi costo-beneficio, perché in futuro permetteremo a queste persone che oggi vengono trattate in maniera costosa, tra virgolette, di ritornare ad essere attivi nella società, quindi di non essere un peso sociale per la nostra Italia, ovviamente il problema sarebbe risolto.